Ma questa azienda era del papà di mia moglie, nel senso che lui non la conduceva direttamente, ma l'aveva in proprietà ed era un'azienda gestita attraverso un fattore, quello che allora era quello che curava gli interessi della proprietà rispetto al bene azienda. E nel 1978 questo fattore aveva manifestato l'intenzione di andare in pensione e quindi per il papà di mia moglie si poneva il problema di trovare una forma per la continuità della gestione dell'azienda. In quella stessa epoca mia moglie e io ci conoscevamo nel 78 alla facoltà di agraria dove eravamo entrambi studenti. Io stavo finendo gli studi e lei invece era a metà. E in particolare io con un gruppo di altre 6 persone del mio anno avevamo iniziato questo lavoro di tesi in Val di Scalve, un lavoro di tesi abbastanza complesso, una cosiddetta tesi di gruppo, che aveva l'obiettivo su finanziamento della comunità montana della Val di Scalve di elaborare il piano di sviluppo agricolo dell'intera comunità montana. E lì ci siamo conosciuti e abbiamo cominciato a condividere degli elementi comuni, ovviamente di interessi e di passione. Nel 78 io mi sono laureato, subito dopo il militare, ho finito il militare, mi sono laureato e ho cominciato a cercare lavoro, l'ho trovato subito, a quell'epoca era abbastanza semplice, ho cominciato a insegnare. Nel frattempo, appunto, come vi dicevo, parallelamente alla crescita del rapporto con Renata, si creava questa situazione nella cascina, cioè la cascina diventava potenzialmente un luogo in cui sviluppare delle iniziative lavorative comuni. Ci siamo guardati un po' in faccia, abbiamo detto ma sì, ma perché no, ma qua là su e giù, io ho cominciato a venire qui a lavorare quando ero un po' libero dall'insegnamento. E abbiamo visto che la cosa poteva essere sviluppata, poteva nel senso che rispondeva delle nostre aspettative. Il problema era di verificare che rispondesse anche alle aspettative del papà di mia moglie. E appena gli abbiamo posto la questione, lui ci ha guardato con una faccia come dire non se ne parla neanche, cioè chi sei tu rispetto a mia figlia sostanzialmente. Sei uno che vieni qua a fregargli il bene di sotto il naso, ecco, l'accoglienza non è stata delle migliori, anche perché non eravamo sposati, cioè, voglio dire, era un rapporto che iniziava da relativamente poco e quindi giustamente lui da genitore voleva proteggere gli interessi economici e affettivi della figlia dicendo un attimo di calma. Però devo dire che siccome noi comunque abbiamo continuato a stare qui a gestire comunque alcuni pezzi del processo produttivo di allora che era molto semplice, cioè non c'erano ancora le bestie, eccetera, e nello stesso tempo ad andare avanti nel nostro rapporto, devo dire che lui nel 1980 si è convinto ad affittare alla figlia il fondo, no? E quindi Renata nell'80 è diventata imprenditrice agricola a tutti gli effetti, coltivatrice diretta perché era il suo unico reddito, quindi gestiva direttamente l'azienda e ne ricavava dal reddito. E abbiamo cominciato a fare una serie di progetti di sviluppo e di evoluzione di questa azienda. La Regione Lombardia, attraverso lo SPAFA della provincia di Milano, un piano di sviluppo rurale, che è stato approvato con una difficoltà sovrumana perché praticamente nessuno credeva in noi. A livello dell'amministrazione pubblica, due studenti che si mettono a fare gli agricoltori, probabilmente anche con ragione, ma erano ritenuti del tutto inaffidabili, sostanzialmente ritenevano impossibile che due persone si mettessero qui a tirare su un'azienda da latte da zero. E quindi abbiamo avuto una difficoltà veramente enorme a farci approvare questo piano di sviluppo rurale che prevedeva la costruzione di tutti gli edifici che vedete, quelli diciamo non storici, quindi da questa stalla, esclusa questa stalla, tutti gli altri edifici che vedete là, l'acquisto del bestiame, quindi tutto quanto. Finalmente siamo riusciti convincendo questo e quello a ottenere questi soldi.
Devo dire che poi abbiamo avuto un'altra condizione di favore, nel senso che il papà di Renata poi si è appassionato un po' all'impresa e ci ha anticipato quei soldi che poi ci sono arrivati come contributo pubblico. Senza questo aiuto probabilmente saremmo partiti dopo, perché avremmo dovuto aspettare. C'è stata una lunghissima discussione su questo, perché c'era un amore sviscerato da parte di mia moglie per la Brunalpina. Anche perché la tesi l'abbiamo fatta, tutto il lavoro di tanti anni l'abbiamo fatta sulla Brunalpina, quindi era una vacca che conoscevamo molto bene e poi all'epoca comunque si stava delineando una linea selettiva molto forte che veniva dagli Stati Uniti sulla Brown Suissa, quindi con, diciamo, con un affinamento morfologico della Brunalpina verso una vacca più dairy, più da latte, meno grossolana, più leggera. E anche con delle medie produttive più elevate della bruna che conoscevamo noi, cioè della bruna di montagna, eccetera. Il problema è che quando siamo andati in giro per l'Italia a cercare le manze, abbiamo trovato poco materiale in vendita e dei prezzi spaventosi, cioè costavano veramente tanto, no? E dei prezzi un po' inavvicinabili per noi, cioè noi abbiamo dovuto partire con un gruppo di 15 bestie, poi ne abbiamo comprate altre 5, quindi una ventina di bestie. Con i soldi, col budget che avevamo, non avremmo mai potuto comprare 20 bestie, quindi tutto il discorso della rimonta, dell'arrivare a regime, eccetera, eccetera, si sarebbe allungato troppo, quindi abbiamo dovuto desistere e andare su una vacca più commerciale, più che trovavamo qui in giro sostanzialmente, chiunque aveva da venderci delle bestie, quindi con prezzi e anche con uno sforzo organizzativo. Siamo andati fino in sud Italia a cercare le brunalpine, quelle che volevamo noi, ecco. E le avremmo anche trovate, ma cioè, un investimento di capitale non pensabile sostanzialmente. Devo dire che per mia moglie è stata un po' una sconfitta, nel senso che lei alla bruna teneva veramente tanto. Di queste qui conosce tutto, no? Cioè, conosce 10 generazioni a monte, la nonna, la bisnonna, la trisnonna, la quadrisnonna. Cioè, come fai a cambiarle? Cioè, sono la tua famiglia da un certo punto di vista. Cioè, non è una roba sostituibile, no? C'è un elemento affettivo che da cui non puoi prescindere. Niente, per cui poi abbiamo comprato le vacche. La prima vacca ha partorito il 15 gennaio del 1981, me lo ricordo molto bene, perché io a quell'epoca, anche per mantenere famiglia e quant'altro, facevo tre lavori, perché al mattino presto lavoravo qui, poi andavo a insegnare, insegnavo a Cernusco sul Naviglio, quindi piuttosto lontano, poi per fortuna mi hanno trasferito qui a Magenta, quindi mi sono avvicinato, e al pomeriggio andavo a vendere semi di toro per le fecondazioni artificiali, per cui insomma ero abbastanza impegnato, ma aveva bisogno di soldi sostanzialmente. E mi telefonò Renata questo pomeriggio del 15 gennaio dicendo ha partorito la numero 15, la numero 11, una vacca che avevamo comprato. Cosa dobbiamo fare? E non avevamo ancora completato le strutture, cioè la sala di mungitura non era ancora pronta. E lui ci ha dato una risposta di una grande semplicità, ma che ci ha fatto capire come dovevano essere affrontati i problemi da lì ai prossimi 2000 anni. E cioè ci ha detto dovete mungerla, cioè non è che c'era molto da girarci in giro. In qualunque condizione possibile e immaginabile, l'unica strada possibile quando partorisce una vacca è che tu la devi cominciare a mungere, poi puoi mungere la mano, puoi mungere una sala di mungitura, puoi mungere con un carrello, puoi fare quello che vuoi, ma la devi mungere. Sostanzialmente all'epoca avevamo circa 200 perti che milanesi in proprietà, oggi ne abbiamo 400, l'azienda è 3 volte più grossa perché abbiamo altri 200 perti in affitto, quindi complessivamente è un'azienda che ha una quarantina di ettari. E a lavorarci siamo sempre noi due, Renata e io con un dipendente, che è un ragazzo molto bravo albanese, un ragazzo giovane.
E nel frattempo, vabbè, insomma, in questi 30 anni l'azienda si è espansa e ha fatto anche delle scelte, come dire, frutto dell'evoluzione del pensiero. Ecco. I primi 20 anni della nostra vita li abbiamo passati a pagare i mutui, cioè i soldi che incassavamo servivano, erano anni anche abbastanza buoni per il settore del latte, però veramente i mutui erano talmente onerosi, voi non potete neanche immaginarvi, cioè c'era in Italia negli anni 80 c'era l'inflazione che andava tra il 17 e il 20%, adesso siamo al 2, 1,5, 2, no? Cioè 10 volte quella che c'è adesso. Il che vuol dire che i tassi di interesse erano il 20, il 25%, cioè era una roba da usura, no? Per cui restituire per 20 anni dei soldi che ti avevano prestato è una roba, è stato uno sforzo sovrumano sostanzialmente. Poi ci sono stati degli anni un pochino migliori, nel senso che pagato questo grosso peso che avevamo sulle spalle, siamo riusciti appunto a comprare un po' di terra intorno perché nel frattempo avevamo bisogno di allargare perché non si riusciva a gestire un'azienda con così poca terra e poi invece sono incominciati invece gli anni bui dell'agricoltura, cioè quelli attuali, no? Dove i costi di produzione non pagano assolutamente, cioè scusate, gli incassi. I prezzi di vendita dei beni che tu vai a vendere non coprono assolutamente i costi di produzione. E quindi è da 4-5 anni che comunque ci siamo seriamente domandati come fare ad andare avanti, perché ogni anno si perdevano dei soldi. Allora abbiamo incominciato ad aprire questo piccolo agriturismo, perché nel frattempo era morto mio papà che avevo portato qua vicino a me per situazioni familiari. Quindi era venuto libero questo alloggio e abbiamo deciso di trasformarlo in agriturismo. E questo qui devo dire che per i primi 3-4 anni economicamente ci ha dato qualche soddisfazione, nel senso che riusciva, diciamo, a bilanciare le perdite che avevamo nell'azienda zootecnica. Poi è andato un po' in crisi anche questo settore, cioè la crisi generale della società ha inciso anche su questi aspetti. Noi non abbiamo assunto nessuno per questa roba, cioè eravamo sempre noi che lavoravamo un po' di più, no? Avevamo sempre più terra, avevamo più lavoro, avevamo. Cioè la risposta nostra è quella che si lavorava sempre di più sostanzialmente. L'ultima evoluzione a cui siamo andati incontro è questa qua del biologico, nel senso che a un certo punto, in particolare 2 anni fa, eravamo molto alle strette, cioè il prezzo del latte è assolutamente impossibile da sostenere rispetto ai costi e allora abbiamo fatto una riflessione che è stata favorita dall'incontro che abbiamo avuto con i gruppi di acquisto attraverso l'esperienza del distretto di economia solidale che citava prima Renata. Il fatto che questo gas avesse cominciato ad andare presso l'azienda Reverdini aveva stimolato il gas stesso a una riflessione sul come e sulla qualità dell'acquisto sostanzialmente, no? Nel senso che i gruppi di acquisto partivano e ancora adesso hanno questa mentalità da un presupposto in parte discutibile, che è quello biologico a tutti i costi, indipendentemente da dove viene. L'importante è che sia biologico, no? Invece questo gas nel rapporto con Nicolò ha detto no, momento, no? Il nostro modo di comprare può essere un fattore di conversione, no? Di ridefinizione dei rapporti tra produzione e consumo. L'elemento dell'acquisto locale può essere un elemento forte, no? Di stimolo di chi compra ad andare a comprare vicino, no? E la riflessione si è allargata a dire va bene, io posso anche decidere di comprare locale da uno che non mi fa biologico, ma lo faccio perché il fatto che lui resti lì in quel territorio è un bene anche per me, che poi quel territorio in qualche modo lo vivo e serve anche a me che sia protetto quel territorio. Però
lui, da cui io vado a comprare, deve mettersi un po' in discussione anche lui, cioè dice, ma perché tu, cioè, se tu mi chiedi bio, perché mi chiedi bio? Posso dartene, cioè, e poi la protezione del territorio è così tout court perché tu fai l'agricoltore o c'è un livello superiore di protezione, produzione? Sono tutte tematiche interessanti. Dal punto di vista economico paga la scelta. Oggi io non la so ancora questa risposta, non ho ancora elementi per poterlo dire. Però sicuramente l'aver incominciato anche la trasformazione del latte in formaggio, una parte del latte in formaggio, ci ha dato sicuramente delle soddisfazioni dal punto di vista, vabbè, della qualità del prodotto, sono molto contento, ma delle relazioni che si sono instaurate, no? Perché tutto il nostro prodotto che lavoriamo è venduto, cioè ha avuto un successo notevole dal punto di vista dei gas. E se ne sono aggiunti nel tempo tantissimi, proprio sul fatto che questo nel momento in cui si spandeva la voce che un certo tipo di prodotto che non c'era, che veniva da un'azienda che aveva accettato un certo tipo di percorso comune di trasformazione, ha suscitato un interesse notevole, tant'è che oggi noi abbiamo un sistema ormai consolidato di ordini via internet, per cui lavoriamo il latte che ci viene preventivamente ordinato e lo consegniamo direttamente, cioè c'è tutto un meccanismo e devo dire che praticamente ogni volta si aggiunge qualcuno, no? Nel giro, per cui poi magari noi diciamo di no perché più di tanto latte non riusciamo a lavorare, però le potenzialità abbiamo visto che ci sono sostanzialmente. Abbiamo iniziato una nuova esperienza orticola in società con altre quattro aziende, con dei numeri di terreno abbastanza grossi, che si chiama Orticolti, però adesso tra un po' dobbiamo venderli. E quindi dobbiamo anche mettere in piedi i canali, cioè tutte queste cose qua, perché tu inizi una roba, non è che è solo un pezzo, insomma, cioè coltivare è un pezzo. In campagna si dice coltivare sono bravi tutti, a vendere no. Non è vero neanche la prima parte, però sicuramente vendere è piuttosto complesso, devo dire. Ci sono delle competenze non tecniche, ma psicologiche, che quelle lì impari veramente piano piano, soprattutto se stai a sentire quelli che le hanno già maturate, diciamo, sostanzialmente. La più grande di queste è che non bisogna prendersela, cioè nel senso che ci sono che devi capire la differenza tra gli eventi che puoi controllare tu e quelli che non puoi controllare tu, no? Ed è inutile andare a incocciarsi contro quelli che sono incontrollabili. Cioè, se ti viene un metro di neve, non puoi prendertela, devi spalare, cioè è inutile sostanzialmente prendersela. No? Quando nell'85 ci è venuta, è andata giù una stalla da noi, cioè abbiamo avuto dei danni notevolissimi, eccetera. Però appunto il problema di fondo è che per evitare i danni devi darti da fare, non puoi arrabbiarti perché viene giù la neve. Noi siamo stati 19 giorni senza l'acqua perché era gelato tutto, no? E le vacche devono bere lo stesso, cioè non hai alternative. In qualche modo devi darti da fare. L'università dà comunque un approccio metodologico importante, adesso non sottolineiamo, cioè non sottovalutiamo questi aspetti, cioè ti dà un'apertura mentale, ti dà la capacità di andare a informarti, a utilizzare i canali informativi, cioè è un elemento fondamentale. Dopodiché non ti insegna come tirar fuori un vitello da una vacca, vabbè, ma forse non è neanche il suo compito, no? Nel senso che, però quando tu poi fai il mestiere devi sapere anche quello, perché non è che poi devi sapere fare tantissime cose diverse, no? Che sono aggiustare un attrezzo che si rompe, tirare fuori il vitello da una vacca, girarlo se è storto dentro la pancia della vacca, piuttosto che interpretare i segnali che la compagna dà, cioè il terreno sta troppo secco, devo bagnarlo, non so, saper saldare,
saper mungere, saper seminare, saper arare, saper piccare, cioè sono, i lavori sono 100.000, no? E piano piano li impari tutti, no? Qui da noi per esempio siamo, al di là del fatto che c'è una certa divisione del lavoro, per cui io mi occupo di certe cose, un'altra di altre, eccetera, però in linea di massima ognuno sa fare quasi tutto quello dell'altro, in modo che se manca uno, perlomeno per rattoppare un po' i buchi e non creare discontinuità nell'azienda, uno si arrangia. Per esempio io adesso sono andato via 8 giorni, c'era qui Renata e il figlio più grande, si sono arrangiati tranquillamente, nel senso che c'è una competenza che si assume comunque, al di là del fatto che poi quella roba lì normalmente la fa un altro, però se l'altro non c'è, per esempio io non fecondo mai, per fecondo Renata, ma se non c'è Renata fecondo io, ecco. Diciamo che c'è stata negli anni appunto del dopoguerra un'evoluzione abbastanza grossa appunto sul concetto di contadino, nel senso che aveva assunto una valenza sociale negativa, no, al concetto di contadino, cioè di fronte a un'Italia che andava avanti, l'Italia degli anni 50-60, che si industrializzava, il contadino era quello che restava indietro rispetto a un'Italia che evolveva, no? Si è cercato di ridare dignità al concetto di contadino introducendo il concetto dell'imprenditore agricolo, no? Quindi valorizzando quella figura professionale autonoma che faceva una serie di scelte autonome, giocandosi i suoi capitali, la sua professionalità, la sua roba, e quindi andando ad equipararlo a tutta quella larghissima fascia imprenditoriale italiana che è quella che ha determinato il boom e che è quella che ancora oggi determina l'ossatura della nostra struttura economica produttiva, cioè tante piccole realtà, piccole e medie realtà diffuse, no? Quindi c'era quest'idea che è stata molto apprezzata ed è attualmente ancora molto apprezzata in campagna, cioè oggi uno si definisce imprenditore agricolo. Ultimamente, devi dirmi qualcosa? No. Ciao. Ultimamente sulla spinta di riflessioni di tipo sociologico sostanzialmente, no? Perché Van der Ploeg è un sociologo, e poi comunque anche in Italia c'è l'Università della Calabria che sta riflettendo molto su questi aspetti sociologici della trasformazione della società in agricoltura, si è ripreso il concetto di contadino introducendo quell'aggettivo di nuovo per valorizzare un aspetto sostanzialmente, che di fronte alla crisi grossa che ha colpito in tutto il mondo il settore agricolo, qual è quell'agricoltura che ha saputo meglio rispondere ai fattori di crisi, no? È quell'agricoltura che ha negato il concetto di specializzazione, no? Cioè quella che in qualche modo ha negato il concetto di imprenditoria, anche se siamo un po' border su questa roba, no? Cioè laddove la specializzazione produttiva è stata portata al massimo, quell'azienda è quella che ha più sofferto la crisi economica. Qual è quell'azienda invece che ha meno sofferto? Quella in cui gli elementi della contadinità, per esempio l'accoglienza, quindi per esempio la vendita diretta, cioè il rapporto diretto col consumatore, per esempio il non far troppo riferimento al mercato in termini di acquisizione dei beni primari per giustificare la produzione dei beni di vendita, no? Ecco, quindi si è partiti da un'analisi economica, quella è quell'azienda che ha risposto meglio alla crisi di mercato, ricreando una figura che è quella del nuovo contadino, che quindi è quello che uno che ha recuperato degli elementi tipici della propria storia, anche se dimenticata, no? Che sono la complessità, l'insieme delle sfaccettature possibili. Per cui oggi parlare di nuovo contadino è superare quella visione contadinesca post-bellica, che invece era negativa, cioè quello che restava indietro, per andare a rideterminare una nuova figura che è quello che si adegua meglio alle condizioni trasformate di un'economia diversa. Quindi c'è un discorso sociologico molto profondo che viene sintetizzato in una sigla,
Se tu conosci il discorso sociologico, la sigla ha un senso, un nuovo contadino. Se non lo conosci, dici, ma perché quello dice così? Quindi bisogna capire a chi ci si rivolge sostanzialmente. Ti rifiutano l'idea di essere un nuovo contadino. Ti dicono, ma come? Io sono venuto fuori, no, soprattutto gli anziani, sono venuto fuori dalla guerra, da quelli che mi dicevano, tu sei uno con le pezze al culo. Sono riuscito a diventare imprenditore agricolo, adesso tu mi vuoi richiamare contadino, ma va a farti friggere, non esiste. I Infatti, nu nuovi contadini sono molto spesso gente che non ha riferimento storico con quella roba lì, ma che ha gli elementi di adesso, della storicità di adesso.